tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Se siete nuovi ovviamente iscrivetevi, non dimenticatevelo mai, perché tutte le settimane porto contenuti di valore che possono aiutare chiunque, appunto, se siete interessati al business online, dropshipping, eccetera eccetera eccetera. Oggi video veramente, secondo me, che può essere d'aiuto a tutti voi. Vi porterò direttamente nel mio computer e vi faccio vedere quelle che sono le Chrome extension che non possono mancare all'interno, appunto, del mio Google Chrome. Quindi parleremo di tutte quelle che sono le estensioni di cui, appunto, non posso fare a meno per quanto riguarda magari la produttività o comunque per facilitare quella che è la vita di chiunque faccia business online, dropshipping o un content creator ogni singolo giorno, ok? Ci sono veramente tante estensioni che sono davvero utilissime e possono salvarti la vita da un momento all'altro. Quindi bando alle ciance, andiamo direttamente all'interno del mio computer e vi faccio vedere le mie top 10 Chrome extension del 2021. Ciao! Eccoci qui signori, benissimo, andiamo direttamente all'interno del mio computer e andiamo a vedere quelle che sono le mie Chrome extension, ok? Allora, eccoci qua, direttamente sul Chrome Web Store, dove appunto potete reperire tutte quelle che sono queste estensioni. La prima che ci tengo vivamente a farvi vedere, i miei studenti la conoscono bene, è Keywords Everywhere. Eccola qua, Keywords Everywhere, Keyword Tool. Come funziona Keywords Everywhere? Ve lo faccio vedere subito. Andiamo per esempio su Google. Qua in alto vedete che c'è Keywords Everywhere. Ovviamente dovrò attivarla. Quello che fa è praticamente è un Keywords Data, ok? Quindi mi dà tutta una serie di analisi per quelle che sono una serie di parole chiave che, appunto, su una parola chiave di partenza che gli do io. Mi spiego meglio. Praticamente non lo so, voglio cercare dropshipping Italia, ok? Ecco qua che Keywords Everywhere mi darà subito tutte quelle che sono le related keywords, quello che cercano le persone, a parte, cioè correlato a quello che ho inserito, le long tail keywords, molto molto utili quando andiamo a fare le nostre campagne di advertising per rete search con Google e così via. Ovviamente mi dice il volume di ricerca, il cost per click, il CMP e il trend, ok? Veramente molto molto importante. E oltretutto qui direttamente sotto la mia ricerca su Google mi dà il volume 2900 circa mensili, cost per click di 1,52 euro, competition 0,63. Non è bassa, considerate che il massimo è 1, quindi va da 0 a 1, quindi 0,1, 0,12, 0,27, 0,E fino a 1, ok? E qui mi dà anche il trend della competizione. Se mettiamo per esempio un altro prodotto come può essere il massaggiatore elettrico, vediamo un volume di ricerca di 5400 mensili, cost per click 0,27 centesimi, competition 1, quindi veramente tanta competizione, ok? Vediamo tutte quelle che sono le related keywords: massaggiatore elettrico anticellulite, massaggiatore elettrico Decathlon, massaggiatore elettrico schiena, gambe e così via. Keywords Everywhere è utilissima perché veramente mi dà una panoramica generale su quelle che sono delle keywords su un prodotto che sto effettivamente cercando, che ho intenzione di mettere sul mercato. Mi dice quanta competizione c'è, quali sono le parole chiave con cui viene ricercato maggiormente quel prodotto, eccetera eccetera. Quindi prima Chrome extension che secondo me non deve mancare nel vostro Chrome browser. Seconda Chrome extension che assolutamente utilizzo tantissimo è questa qui. Vedete, azzera il timer, si chiama Pomodoro, ok? Qua la potete cercare. Non so se avete mai sentito parlare, questi qui ragazzi ce ne sono diversi: Focus to do, timer, Pomodoro, lista delle attività, Marinara, assistente per la tecnica del Pomodoro. Quella che utilizzo io è proprio Marinara, ok? Non so se avete mai sentito parlare della tecnica del Pomodoro, secondo me è molto efficace, ti permette, è molto funzionale per quanto riguarda la produttività, perché ti permette di avere il massimo focus, concentrarti tantissimo per tutta una serie di cicli, appunto, produttivi. Ovviamente all'interno di questi cicli ci deve essere anche una pausa dove liberi un attimo la mente e poi torni ad avere il deep focus su quello che stai facendo. Questa Chrome extension che cosa fa?
appunto ti da, puoi dirgli di cominciare questi cicli di pomodori, ok? Ovviamente ci sono le opzioni dove puoi decidere quanto far durare le tue attività di deep focus, il suono del timer, quindi guarda, suona quando comincia o quando finisce, al termine se mostrare una notifica oppure no, la pausa, quanto far durare la pausa, e la pausa lunga, che è una, io solitamente faccio ogni 4 pause corte, mi faccio la pausa lunga e continuo, ok? Solitamente io, ragazzi, faccio cicli di 25 minuti, ogni 25 minuti 5 minuti di pausa breve, vado avanti così. Dopo 4 pause brevi di 5 minuti ci sarà la pausa lunga di 15 minuti, ok? Secondo me è fondamentale, io lo utilizzo tantissimo e aumenta veramente tanto quella che è la produttività. Questo perché? Perché siamo ormai bombardati da notifiche di ogni tipo, email, WhatsApp, Telegram, eccetera, eccetera. Questo cosa comporta? A praticamente sconcentrarci ogni secondo, ok? Mentre con il pomodoro si dice, guarda, per 25 minuti focalizzati in quello che stai facendo, poi 5 minuti per magari rispondere a WhatsApp, eccetera, eccetera. Seconda Chrome extension che non può mancare nel tuo Chrome browser. Terza Chrome extension, signore e signori, questa qui secondo me è incredibilmente stupenda. Colorzilla. Eccola qua, signori, Colorzilla. Esattamente questa qui. Che cosa fa Colorzilla? Ve la faccio vedere. Voi per esempio, ora sono su Facebook, trovi un ads con uno store che ti piace, clicchi qua, shop now, ok? Ecco che sei all'interno di un tuo competitor e ti piace particolarmente il colore che ha utilizzato su un bottone, sullo sfondo, qualsiasi colore tu voglia, tu veda, e vuoi prenderlo e utilizzarlo anche da qualche parte per i tuoi contenuti, i tuoi store, le tue ads, eccetera, eccetera. Come fai a capire qual è il contorno esatto? Semplicemente Colorzilla, clicchiamo Pick Color From Page e eccolo qua che ovunque metti il mouse ti dirà il pantone del colore. Quindi clicchi qua e lui te lo copia direttamente sulla clipboard. In questo modo poi potrai utilizzare questo pantone su Photoshop, Illustrator, Canva, ovunque tu voglia. Quindi assolutamente Chrome Extension molto molto utile questa. Un'altra Chrome Extension veramente che io utilizzo tantissimo è questa qua, signori. Go Full Page, ve la faccio vedere anche su appunto il nostro Chrome Web Store. Go Full Page. Questa qui, Full Page Screen Capture. Che cos'è? Ve lo faccio vedere subito. Torniamo nello store che abbiamo trovato prima, eccolo qua. Questa è una pagina prodotto, per esempio, molto molto lunga. Voglio però studiarmela bene, voglio vedere come ha lavorato questo competitor sul copywriting, voglio ricordarmi ciò che vende, come è impostato, la strategia d'offerta, eccetera, eccetera. Ovviamente non posso fare uno screenshot di ogni singola parte, perché verrebbe un 800 screenshot, un casino della Madonna. Cosa faccio? Vado su Go Full Page, Screen Capture in Progress, ecco che me lo sta prendendo, vedete? Piano piano sta andando giù, tun 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 tun, mi prende tutta la pagina e me la salva in un unico singolo screenshot, ok? Veramente molto molto utile, eccola, quasi finito, bam! Ecco qua che io avrò la mia pagina con appunto tutta la pagina di vendita del mio competitor e potrò andarmela a vedere, studiarmela, eccetera, eccetera. Ho la possibilità di scaricarmelo come PDF, scaricarmelo come PNG, eccetera, eccetera. Quindi, veramente, tanta tanta roba. Quinta Chrome extension che io personalmente utilizzo tantissimo è Vidiq. Ve la faccio vedere anche qua. Vidiq Vision for YouTube. Ovviamente, signori, se non avete un canale YouTube, non vi interessa questa Chrome extension, però in questo video voglio farvi vedere quelle sono le mie top 10, quindi ci devo mettere anche questa perché la utilizzo veramente tantissimo. Se avete intenzione di creare un vostro canale YouTube o fare un canale YouTube per quello che è il vostro store, la vostra azienda, eccetera, eccetera, vi assicuro che può veramente tornarvi molto molto utile. Cos'è Vidiq? Semplicemente ti dà una panoramica a 360 gradi su come sta andando il tuo canale YouTube, cosa puoi fare per migliorarlo, tutta una serie di... vedete qui per esempio c'è il pannello di controllo, ti dice quelle che sono le opportunità per le parole chiave, Shopify dropshipping, concorrenza medio, volume di ricerca, bla bla bla, chi sono i miei principali competitor, quindi vediamo Stefano Montana, Stefano Mongardi, Matteo Di Cristina, Samuele Ferrari,
ce ne sono assolutamente diversi. Ciao Matteo, ciao Samuele, ciao a tutti ragazzi, un giorno io vi cercherò, vi troverò, vi raggiungerò. Poi qui ci sono per esempio le idee quotidiane, quindi magari nuovi video che possono essere o non essere in trend, da appunto inserire nel tuo canale, anche se questo onestamente non è proprio, non mi fa impazzire, perché alcuni sì, per esempio il segreto per vendere, però rispetto per il grande Verona sì, la previsione sarà molto alta, ma io nel mio canale onestamente un video rispetto per il grande Verona non so quanto potrebbe funzionare. Poi tutta la serie di parole chiave, i miei maggiori concorrenti, appunto come vi dicevo prima, Riccardo Zanetti, eccetera eccetera, gli iscritti, la SEO e così via, ok? Assolutamente, veramente molto 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 utile. Andiamo avanti con un'altra Chrome extension che invece sarà veramente di vitale importanza per chiunque faccia crei degli store, che voi utilizziate Shopify, ClickFunnels, WooCommerce, PrestaShop, Wix, di tutto e di più. Secondo me è veramente molto molto utile. Si chiama appunto Window Resizer. Quindi andiamo qua, Window Resizer, clicchiamo, eccola qui, è questa qui. Che cosa fa praticamente? Torniamo sempre nel nostro, ormai abbiamo preso questo come store di prova per tutto quello che facciamo. Mettiamo caso, ora questo è palesemente un ClickFunnel. Mettiamo caso, anzi no, questo non è ClickFunnel, questo penso sia Kajabi a dire la verità. Ad ogni modo, mettiamo caso che noi stiamo facendo uno store del genere, siamo in fase di costruzione, però vogliamo effettivamente vedere come si vede in ogni singolo device. Per esempio Shopify ci dà la possibilità di vederlo su mobile e desktop, però cambia sempre molto a seconda del desktop che utilizziamo e del mobile che utilizziamo, perché non sono tutti uguali. Con Window Resizer hai la possibilità di vederlo per esempio come viene su iPhone 5, iPhone 6, iPad, laptop, desktop, a seconda dei formati, eccetera eccetera. Ovviamente possiamo andare a inserire molti più iPhone, molti più tipi di risoluzioni, ok? Per esempio so che, ora non mi ricordo, so che l'iPhone 12 è 500x800, possiamo andarla a inserire e ce lo farà vedere anche come si vede con una risoluzione del genere. Vediamo per esempio, voglio vedere come si vede dal laptop, metto laptop, ecco che la mia finestra diventerà della forma di un laptop e vedrò appunto come si vede dal laptop. Voglio vedere per esempio come si vede da iPad, ecco che vedrò come si vede da iPad, e infatti cambia notevolmente. Voglio vedere come si vede sull'iPhone 5, ecco che qui vedo come si vedrà il mio store sull'iPhone 5. Quindi assolutamente molto molto utile e ve la straconsiglio. Andiamo avanti, altra Chrome extension che veramente vi può salvare la vita tante volte è What Font. What Font Find Font, assolutamente favolosa, signori. Torniamo sempre nel nostro store di esempio. Per esempio vedo, per esempio vedo questo font, mi piace particolarmente, anche in questo caso voglio riportarlo nei miei post, nelle mie stories, nel mio store, dove volete, però effettivamente non riesco a capire che tipo di font si tratta. Clicco semplicemente su questa Chrome extension, vado qua e ovviamente basta che ci metto il mouse sopra e lui mi dirà lato, ok? Vado qui, ah, qui è tutto lato mi sa, andiamo a vedere. È tutto lato, ok? Andiamo su Facebook, per esempio, mettiamo sempre What Font System UI, ok? Questo è il font di Facebook, ovviamente. Andiamo a vedere un altro store, per esempio Learn More. Qui mi dà sempre, aspetta, dobbiamo exit font. Andiamo su Learn More. Entriamo su un altro store, giusto per darvi qualche altro esempio. Ecco, questo per esempio, che tra l'altro è un font che a me piace tantissimo. Che font è? Vado qui, Poppins, ok? Bene che ho trovato il mio font. Quindi, assolutamente, signori, quante volte vi sarà capitato? A me, onestamente, tantissime. Guarda che bel font utilizza questo store, chissà che font è. Bam, Chrome extension, What Font, e in mezzo secondo
hai la risposta, ok? Quindi assolutamente molto molto utile. Altra Chrome extension che consiglio vivamente a chi soprattutto fa advertising su Facebook è Rebrandly, ok? Questa di la verità è a mezzo pagamento perché dovrai pagare un dominio. Ad ogni modo, Rebrandly Custom URL Shortener. Quando la consiglio? Quando avete una marea di prodotti differenti su nicchie diverse all'interno del proprio store. Cosa fa Rebrandly? Ve lo faccio vedere immediatamente. Eccolo qua, praticamente quello che facciamo è aggiungiamo un brand, un custom domain, quindi mettiamo caso il vostro store, il vostro sito web, il vostro shop online si chiama Tigre Sble. Ok, Tigre Sble, puoi aggiungere Tigre Sble per $14, ok? Dopodiché, cosa fai? Aggiungi questo dominio, poi crei degli short link. Quindi hai un prodotto, magari hai un portafoglio, la pagina prodotto del tuo portafoglio sarà www.tigresble.com/una marea e ti viene un link lunghissimo. Puoi fare tigresble.com/portafoglio, ok? E ti crea il link. Ovviamente uno short link che poi potrai mettere all'interno delle tue ads per pubblicizzare quel portafoglio. Però all'interno del tuo store hai anche un iPad, ok? Quindi che cosa fai? Metti tigresble/iPad, lo metti lo store e così via, ok? In questo modo anche quando vai a scrivere l'ad copy e ci metti lo short link all'interno dell'ad copy, puoi metterli molto più ordinati, molto più puliti, semplici, lineari, facili da ricordare, eccetera eccetera. Quindi assolutamente un'ottima Chrome extension. Ultima Chrome extension che assolutamente consiglio si chiama Redirect Pact. Ok, che cos'è Redirect Pact? Andiamo qua, mettiamo Redirect Pact. È molto molto utile perché tante volte, amici miei, abbiamo qualche problemino nel codice o da qualche parte all'interno del nostro store, del nostro sito web, eccetera, eccetera, e non ce ne accorgiamo, ok? Redirect Pact in un secondo ti dice se effettivamente è tutto a posto oppure no. Quindi aggiungete questa Chrome extension, facciamo una prova per esempio con Marco Cappelli Agency. Una volta che siete all'interno del vostro sito web, semplicemente clicchiamo appunto su Redirect Path e ci dice che è tutto a posto, ok? Quindi questa spunta verde vuol dire che è tutto a posto, altrimenti verrebbe una X rossa. Cliccate qui sopra e vi dirà addirittura dove sta l'errore, in quale punto, quale parte del vostro store c'è qualcosa che bisogna modificare, qualcosa che non va, che può incidere molto su quelle che sono le prestazioni del vostro store, sito web, eccetera, eccetera. Quindi molto molto utile, ok? È una controprova. Altra, ultima Chrome extension che voglio dirvi, che io non la utilizzo molto come Chrome extension, ma più come piattaforma vera e propria, però ce la voglio inserire in questo video, è assolutamente Grammarly, ok? Specialmente, signori miei, se vendete worldwide, state attentissimi alla grammatica del vostro inglese, ok? Se il vostro inglese è scritto male, ovviamente in mezzo secondo perdete di credibilità. Grammarly vi aiuta proprio in questo. Per esempio, hey content creator, this is for you. Facciamo finta che voglio scrivere un ad. We won't stop with spending a lot of time thinking about new ideas every single day. Scritto così, per esempio io l'avevo scritto in questa maniera, pensavo che andasse bene, e invece Grammarly cosa mi dice? Mi dà due errori, stop e with. Come mai? Basta che clicchiamo su stop e mi dice to stop, manca il to, ok? Quindi ovviamente poi ha ragione, manca il to. Quindi mettiamo to stop e with. Cosa va? With. It seems that proposition use may be incorrect here. Come se, guarda, è incorretto, non ci va il with me. Quindi semplicemente devo levarlo. Eccolo che adesso, per esempio, è tutto perfetto. Do you want to stop spending a lot of time, bla bla bla? Adesso ho scritto bene, ok? Veramente, quando fate una di copy, fatela e poi copiatela e incollatela direttamente su Grammarly. Ovviamente vi faccio vedere anche qua, Chrome extension, Grammarly, e la trovate, Grammarly for Chrome, ok? Perché è una Chrome extension? Perché assolutamente la possiamo utilizzare anche come Chrome extension, ok? Bene ragazzi, spero vivamente che questo video vi sia tornato tanto d'aiuto. Avevo fatto una ricerca su YouTube Italia prima di inserirlo,
ho visto che effettivamente nessuno aveva mai portato un video del genere, e io personalmente credo che le Chrome Extension sono veramente molto molto utili, perché spesso e volentieri ti risparmiano tanto tempo, semplici da utilizzare, veramente istantanee, e niente, spero che appunto vi tornino utili e che vi piaccia quello che vi ho portato oggi. Quindi vi chiedo per favore di mettere un like a questo video, apprezzate il lavoro che faccio per voi, commentate se avete qualche altro dubbio, domande, se avete qualche altra Chrome Extension da consigliare, anche io sono tutto orecchi. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e seguitemi su Instagram perché ogni giorno porto sempre nuovi contenuti, faccio vedere quello che faccio, eccetera eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video,